Agostino Caputo, presidente della NAI, dunque correndo con la Befana, prima manifestazione dell'anno, come associazione insomma vi è toccato come sempre sfidare le varie intemperie, le avversità, ma credo ci siete abituati, insomma vi siete adoperati come al solito in prima linea per la buona riuscita della manifestazione. Sì, alla fine tutto sommato è andata bene, certo un po' di gente si è spaventata per un po' di pioggia nel pomeriggio, però tutto sommato siamo contenti perché c'è stato un bel movimento di persone, di bambini, di genitori che hanno fatto la passeggiata. Il nostro intento era quello là appunto di far vivere un pomeriggio tra i vicoletti di Senia nel centro storico e ripeto, insomma alla fine il tempo non è stato bruttissimo, però qualche magari genitore ha preferito stare a casa. Noi siamo contenti, ringrazio il sindaco e la Proloco, il sindaco ha partecipato anche lui alla passeggiata insieme a Davide Avicolli e alla signora Maria Carosella, Libera Carosella, travestita da Befana, e quindi voglio dire tutto è andato per il meglio. A onor di cronaca i due ragazzini che hanno vinto, che hanno fatto poi due giri, Beatrice Di Parto e Simone Matticoli, che si sono aggiudicati due giri. Ci sono stati sicuramente consensi da parte di tutta la famiglia? Sì, sì, è chiaro che poi alla fine per i bambini i genitori fanno i sacrifici e quindi sono rimasti contenti ed è bello festeggiare l'Epifania, che è una festa importantissima a livello di calendario, quindi è diciamo che è la festa che, come dicevi tu, apre l'anno ma chiude poi le festività natalizie, quindi è importante omaggiarla. Noi sono anni, più di 10 anni che organizziamo questo evento insieme alla Proloquia, al Comune, e ci teniamo a ribadirle ogni anno, vogliamo farle sempre di più. Chiaramente ci mettiamo del nostro meglio, cercando di non farla diventare, di non farla essere una gara competitiva, ma una passeggiata appunto per invogliare tutti quanti a partecipare.